Io parlo con il capobanda, suppongo. Sono capobanda, ma soprattutto il maestro e direttore musicale della banda di Villa Strada di Cingoli. Sono capobanda, ma soprattutto il maestro e direttore musicale della banda di Villa Strada di Cingoli. È un paese, un comune di quanti abitanti? Di quasi 11.000 abitanti. Quindi un paese più grandicello del nostro. Sì. Quello che mi premeva sapere, da che cosa è nata questo gemellaggio? E come è nato, diciamo? È nato da un valore fondamentale che unisce le bande, che è quello dell'amicizia. L'amore per la musica. Per la musica ovviamente, e per l'amicizia, e in questo caso anche concretamente, perché è nato dall'amicizia tra due componenti, uno della nostra banda e uno della banda di Schitella, sono Giacomo Martarelli e Pippo Merolla, che si conoscono da tanto tempo e hanno avuto questa idea di unire le rispettive bande in cui suonano. Quindi è nato tutto da questo, un'amicizia da questa amicizia con Pippo Merolla, ho capito. E quindi è la prima volta che venite qua? Che veniamo in Puglia, sì. Sì. Siamo stati in molte regioni d'Italia, siamo stati a Lussemburgo 2 anni fa e in Puglia è la prima volta. E avete avuto modo di vedere un po', diciamo, i posti qua? Sì, oggi è il primo giorno, adesso ci fermeremo anche tutto domani, quindi oggi siamo stati a Rodo Garganico, dove abbiamo l'hotel e abbiamo un po' visto qui e la sfilata, breve sfilata che abbiamo fatto oggi qui a Schitella. Un'ultima cosa, ci sarà un ricambio, una visita di cortesia, sì, anche della banda di Schitella? Abbiamo già fatto l'invito ufficiale nel ricevimento in comune alla banda Pietro Giannone di Schitella per venire al festival delle bande che noi organizziamo tutti gli anni il prossimo giugno 2020. È già prevista la data orientativa? La data no, di solito noi lo facciamo fine giugno. Ho capito. Bene. Allora, auguri. Auguri anche a voi.